Se hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi mudati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, con Tucom full console, solo che per One c'è una piccola differenza, ragazzi. Quindi anche per PS4. Requisiti sono sempre gli stessi. Il COM, l'oppressor, ragazzi. Il nostro amico deve richiedere anche lui il COM, regà, con il veicolo che ci vuole regalare. A questo punto, una volta che abbiamo tutti questi requisiti, mi raccomando, il COM, l'oppressor, chiamateli prima di entrare dentro il casino. Andate nell'attico di lusso. Quindi requisito attico del lusso. Servirà questa attività che vi lascio in descrizione, ragazzi. Dopodiché, quando siamo all'interno, partecipiamo su Anawak. Una volta partecipato, ragazzi, non ci resta altro che accettare il primo messaggio e rifiutare il secondo messaggio. A questo punto, come al solito, andiamo davanti all'ascensore e andiamo su casino. Clicchiamo una volta A o X se giocate da play e spammate subito dopo la freccia destra. Se vi fa volare sotto mappa, vi siete buggati nella maniera corretta. A questo punto, regà, non ci resta altro che prendere il nostro oppressor e salire sul veicolo che ci ha messo molto gentilmente il nostro amico, ragazzi. Quindi vi do un consiglio, ragazzi, dall'uscita del nuovo aggiornamento, secondo me funziona meglio con i veicoli bassi invece che con quelli alti. Quindi schiacciate una volta freccia destra e despawnerà il veicolo. A questo punto aprite il menu interazione e mandate al deposito il vostro oppressor, raga. Adesso vi dovete richiedere il veicolo che volete sacrificare, ragazzi. Io ora sacrificherò una Issy che non me ne faccio assolutamente nulla. Voi userete una LG RH8 che la pagate magari zero, ragazzi. Vi consiglio di fare così. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo richiesto il veicolo da sacrificare, ci siamo assicurati che è spawnato. E per guardare il veicolo se spawna dobbiamo zoomare la minimappa in basso a sinistra, ragazzi. Quindi a quel punto gli diciamo al nostro amico di entrare dentro il suo COM, ragazzi. Gli diciamo di invitarci tramite il menu interazione dentro il COM e saremo in questa schermata nera, regà. Noi una volta bastava che ci facevamo invitare in un'attività e così riuscivamo a sbuggarci, ma purtroppo su Next Gen, regà, quindi PS5, Xbox Series X, non c'è modo di sbuggarsi. Quindi l'unico modo, regà, è questo: quittare, chiudere il gioco e riavviare. Una volta che riavviamo il gioco, regà, avremo il veicolo all'interno del COM. Quindi possiamo prendere comunque sia tutti i veicoli. Regà, invece su PS4 e Xbox One vi potete sbuggare in una sola maniera, semplicemente staccando la connessione. Quindi voi, quando siete nella schermata nera, staccate la connessione. Se siete col wifi, staccate il wifi dalla console, o avete il cavo, staccate il cavo. A quel punto andrete in storia, e quando andrete in storia, regà, riattaccate il cavo, accettate il messaggio di errore che vi dà, e quando spawnerete sarete con il veicolo nel COM, ragazzi. Io spero che i miei video vi piacciono, regà, lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi, supportate Xavix, condividete il video e sbada bam, regà, al prossimo video. Buona visione.